Ciao, facciamo un fior di pesco o due, due Sabrine. Il video è stato richiesto, è un video dove spiego e basta. Spiego e basta vuol dire che non faccio il quadro dipinto intero, però faccio vedere solo i due step. Per dipingere un fiore di pesco e vediamo, prendo un rosso freddo. Ideale sarebbe un rosa, opera rose, che però non ho. Allora prendo un fiore fresco, sì, un rosso freddo. Mi sono preparata un po' di bianco, che così diventa un pochino più roseo. Il nostro fiorellino. Ho fatto un mini schizzo dal telefono che mi sono già preparata perché dopo adesso essendo il telefono lì non posso più guardare una foto e quindi lo faccio così. Mescolo il rosso con un po' di bianco e adesso la cosa più naturale sarebbe dipingere dentro il nostro elemento, no? E io invece dipingo esattamente fuori dall'elemento. Lascio dei vuoti funzionali che conoscete già. Dipingo fuori dall'elemento, sfumo con l'acqua. Vado sopra l'elemento. Quindi il famoso perdere del soggetto, che non vogliamo mai ammettere. Giro soggetto, dipingo di nuovo all'esterno. E ho con un unico colore, ho già delle gradazioni diverse, no? Ho cercato di contare i petali che ha il fiore, mi sembra che siano 6. Ho guardato solo sul telefono, quindi non l'ho capito benissimo, però penso siano 6. Collego col prossimo elemento, io li chiamo elementi, che poi è il fiorellino. Vedi, alcuni petali li faccio esaltare bene, quindi che si vedono benissimo. Qualcun altro lo copro, quindi mi sparisce nella fusione. È un bellissimo esercizio che possiamo fare. Qui ho dato un po' di ambient. Qui tengo la forma, la tengo, però la rompo. Nel senso che così ho un gioco tra rosa e bianco dentro i vari petali. Ho coraggio di perdere la forma che è questo. Qua è quasi un po' troppo nitido, quindi lo rompo. Poi dentro il fiore ho visto, c'è un colore verde. E dunque ci metto il blu. Giusto? Giusto. Puoi metterci anche il verde, ovviamente. E lo metto in un momento di umidità. Ecco, fatto questo, lo faccio asciugare. Si asciuga e
Vediamo dopo, secondo step. Ok, il nostro dipinto si è asciugato e adesso posso andare a fare le finiture, ovvero elaboro di più il mio singolo fiore. Quindi vado sempre all'esterno, do la forma e sfumo. Vado all'esterno, sempre con lo stesso pigmento. Ribadisco la forma e sfumo. Anche qui dentro ho una linea. Ribadisco la forma, sfumo all'interno. Ribadisco la forma. È tutto così adesso, ecco, anche se fai 100 fiori, è così. Per me. Giro il foglio perché mi viene sempre da sfumare nella mia direzione. Importante sfumare. Poi qui ti ho fatto vedere la soluzione in negativo. Poi c'è anche una soluzione in positivo, che vuol dire che si dipinge dentro. Ok, noi abbiamo dipinto fuori dal soggetto, dal fiore, e invece si può anche dipingere dentro, cosa che non faccio però. Ribadiamo un po' l'interno del fiore. Sabrina, così più o meno farei l'insieme del mio fiore, del mio ramo, scusa. Qui c'è un'altra linea sopra e sotto, sopra e sotto. Adesso questo non lo finisco, tanto è come questo, no? Tiro fuori la forma, sfumo, eccetera. Però qui dove ho lo sfondo, ad esempio, potrei fare un bel ramo in negativo. No? Anche qui attacco la mia forma, sfumo. Questo sfumare è importante. Giro il foglio, finisco la mia forma. E così il nostro fiore è attaccato da qualche parte. Torna qui, ad esempio, tanto è libero. Così, vedi? Poi le foglie, eccetera. Quello lì lo vorrei fare così. Ripeto, come colore sarebbe meglio l'opera rose, che però non avevo, non ho qua. Scurire ancora all'interno.
se lo fai verde è più veritiero. E poi ho preso bianco, bello denso, e facciamo un fiorellino in positivo, in bianco, sul rosa, che forse è dietro questo. Tanto quei rami lì sono pieni, pieni, pieni. E quindi suggerisco, guarda, o un davanti o un dietro. Quindi la profondità, no? E il bianco è acquarello, quindi è sempre acquarello. E così, faccio vedere da vicino, così dalla fusione che è questa, puoi costruire il tuo fiore singolo. Buon divertimento!